Matteo Gualtieri di Asti. Tutto pronto per l'inizio del match che parte, si gioca la semifinale, la seconda. L'Atalanta ha già staccato il passe per la finalissima. All'orizzonte c'è il Tardini di Parma, all'orizzonte un suo Pezzella sposta dalle parti di Darboe, fuori il primo avversario, fuori anche il secondo, non il terzo. Poi ci arriva Pezzella, zona tiro, Pezzella in porta, Dekic dice di no, Selar traversa di Selar e poi alle stelle Gianfreddi Greco, doppia chance per la Roma con Selar che spacca la traversa a due metri. Giano prova a prenderlo per la maglia Zappa, ci riesce poi in due tempi l'Inter, il break di Zappa, si apre Salcedo che è fuori gioco, Zappa se ne accorge e allora prova ad andare da solo in profondità, lo Scavino a cercare Colidio, ci va con il destro rasoterra, lo battezza fuori Greco e fa bene quel pallone che però spaventa la difesa della Roma. Tia del centrocampo della Roma che comunque è una caratteristica delle squadre di De Rossi, ruotano moltissimo. Occhio tanto a Grassini che può andare al traversone, lo mette dentro, sale poi di testa Salcedo, vanno a staccare in due e forse si ostacolano i due, poi l'ultimo tocco ha provato la frustata. Dio, questi saltatori scelti da Armando Madonna, pallone morbido in mezzo, la Roma lo mette fuori, calcio di rigore per l'Inter perché l'arbitro ha visto che qualcosa non è andato dentro l'area e allora c'è calcio di rigore per l'Inter perché è terminato a terra Facundo Colidio, l'arbitro è andato deciso ad indicare il penalty, provano a protestare Greco e Darboe, rivediamo che è successo Giampaolo perché ha provato l'inserimento, sì, è stato cinturato dentro l'area di rigore, rivediamo ancora qui il contatto che parte qui con Semeraro su Colidio, a terra Colidio, calcio di rigore, non ci sono state proteste particolarmente vivaci dai giocatori, da parte dei giocatori della Roma, calcio di rigore da parte dell'Inter per l'Inter. Parte Facundo Colidio, intuisce Greco, ma il pallone finisce in rete. Il gol dell'Inter, il vantaggio della formazione di Armando Madonna. È timbrato, argentino, la firma di Facundo Colidio. Sì, 1-0 Inter, l'ha sbloccata un episodio molto, molto, molto dubbio. Per me è un rigore generosissimo questo accordato a... all'Inter, anche se il contatto c'è stato, però io non ho visto gli estremi per dare rigore. Ha rischiato nel batterlo, tra l'altro, il rigore è battuto anche malissimo perché ha calciato centralmente, è passato molto limitato Durazzo che era stato il migliore nella sfida giocata con il Chievo, ottima la copertura difensiva in quella zona del campo da parte della squadra di Armando Madonna su Ludovico Durazzo. Ovviamente ora prova a disegnare dalle parti di Cangiano, se ne va Cangiano e Dekic gli dice di no, reattivo il portiere serbo a sbarrare la strada Gianmarco Cangiano, grande intervento per la Roma in quel settore del campo, già battuta, prova a accelerare i tempi la squadra di Alberto De Rossi con Pezzella che va in mezzo, pallone che rimbalza pericolosamente, non ci arriva nessuno, non ci arriva soprattutto Zanzelar che lo vede passare lì davanti quel pallone con un rimbalzo dalla panchina, fra poco giocate facile, ecco, infatti l'abbiamo sentito a grandi note qui in tribuna mentre prosegue l'azione della Roma con Parodi dentro l'area, Parodi zona tiro, Parodi la chiusura, brividi nella difesa dell'Inter, ma ancora una volta chi c'è? L'onnipresente Ryan Nolan, partita mostruosa del difensore irlandese. Adesso la Roma rischia tantissimo. Salcedo, sempre uno, occhio perché punta Carnielutti, è più veloce Salcedo, si abbassa Salcedo, va a largo Esposito, può esplodere il destro, Sebastiano Esposito, il timbro di un predestinato all'angolo, 2-0 Inter e questo è il gol qualificazione che firma un predestinato e uno dei giovani più forti in circolazione, Sebastiano Esposito, esplode il destro, 2-0 Inter. E l'avevamo detto, questo è un giocatore veramente importante, un giocatore forte, un giocatore di grossissima prospettiva, la Roma ha rischiato comunque, giusto che ha rischiato così, ha lasciato sempre giocatori uno contro uno dietro e questo giocatore se lo lasci calciare in porta liberamente è veramente letale, è un cecchino, io l'ho visto tante volte, giocatore che fa la differenza, ha fatto la differenza in ogni categoria e anche oggi nel poco tempo che è entrato è un attaccante, se lo metti sull'esterno secondo me lo limiti, io credo che lui abbia tutte le possibilità per diventare... Occhio a Vergani, intanto Schirò, zona tiro Schirò e pallone che termina largo, salta sulla panchina Madonna che aveva intravisto il... importante che comunque ogni anno tira fuori giocatori veramente forti. Ancora Schirò, ci prova di nuovo dentro, calcio di rigore per l'Inter con l'ennesimo inserimento di Schirò dopo il tracciante in verticale, occhio perché quel pallone va a prenderselo Sebastiano Esposito, allontana tutti, guardate anche la personalità di questo ragazzo, il 2002 si prende quel pallone e dice vado a batterlo io.
perché è lui che ha dato il filtrante, se non sbaglio, sì, proprio lui, dentro per Schirò, che elude l'intervento dell'avversario, lo cintura Carnielutti e arriva il calcio di rigore con Sebastiano Esposito che va a prendersi il pallone e va a batterlo lui questo calcio di rigore. Sì, questo è... La ciliegina su una torta gustosa per l'Inter, dal dischetto parte Sebastiano Esposito, sfonda la porta, Sebastiano Esposito, doppietta per lui, game over a Sassuolo e l'Inter che vola in finale 3-0 Inter, nel segno del più giovane, nel segno di un 2002, nel segno di Sebastiano Esposito. Questo lo ribadiamo per l'ennesima volta, un giocatore veramente veramente importante, adesso mi ha messo in difficoltà anche sul migliore in campo perché naturalmente io avevo scelto un altro e adesso... Ultimi 10 secondi, ha già il fischietto in bocca l'arbitro che ora dice che può bastare e manda tutti sotto la doccia e sarà Atalanta-Inter.